Attorno ai palazzi del Parlamento, della Camera dei Deputati e del Governo, con Mina Welby e con tutte le altre persone, Sergio Lo Giudice, Filomena Gallo naturalmente e tutte le altre persone che mano a mano presenteremo e che ovviamente interverranno. Perché siamo qui oggi? Perché un anno fa abbiamo portato lì dentro 67.000 firme autenticate e certificate di cittadini italiani che hanno sottoscritto una proposta di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione e legalizzazione dell'eutanasia e della interruzione delle terapie. La maggior parte dei cittadini italiani sono favorevoli, è passato un anno, non abbiamo ottenuto, i parlamentari non hanno nemmeno organizzato una riunione di commissione, un'audizione, una ricerca, uno studio per vedere la realtà dell'eutanasia clandestina del nostro paese. Nulla di nulla. La Camera dei Deputati, destra, centro e sinistra, non c'è stato un soggetto politico parlamentare in grado di ottenere l'avvio della discussione su questo tema. La nostra presenza vuole essere anche un abbraccio fisico ai parlamentari affinché trovino la forza e il coraggio, qualunque sia la loro posizione, anche partendo da posizioni diverse, da proposte diverse dalla nostra, per consentire quel dibattito che è negato in Parlamento e è negato fuori sulle televisioni per i cittadini italiani. E tutti noi siamo attorno e insieme innanzitutto a Mina Welby, alla quale do subito la parola. Grazie Marco, io saluto tutti, grazie a chi è venuto, grazie a chi non ha potuto venire, saluto anche Daniele che è mio nipote, che con i suoi ragazzi al Forlanini stanno appunto con noi perché sanno che giriamo qui intorno. Le scelte delle persone di vita, di fine vita, devono essere prese in carico dal governo e dal Parlamento in modo che la vita sia dignitosa dall'inizio fino alla fine, ma anche veramente fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Io questo lo chiedo e anche in questo walk around voglio includere tutte le richieste dei cittadini anche per una giusta e adeguata assistenza, ma poi alla fine la cosa più importante è che venga messa in calendario la nostra proposta di legge del rifiuto dei trattamenti sanitari e l'eutanasia legale. Ecco, io da qui vorrei partire. Grazie Mina Welby, iniziamo subito questo walk around. Prima però un breve saluto anche alle persone che sono intervenute, vorrei chiedere innanzitutto a Sergio Lo Giudice se vuole avviare con noi questa camminata e se vuole dire qualcosa. Grazie, volentieri parteciperò all'avvio di questa camminata, anche se non potrò seguire Mina in questa lunghissima avventura che ha programmato. Volevo dire che su tante cose il Parlamento italiano ha agito e ha legiferato nell'ultimo anno e mezzo su impulso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ebbene, l'unica forse tematica su cui un appello di Giorgio Napolitano è rimasto inascoltato è proprio quello al Parlamento di legiferare sul fine vita e quindi sul testamento biologico e sull'eutanasia. Noi in Senato abbiamo presentato due proposte di legge, la prima come primo firmatario Luigi Manconi e la seconda che riprende il testo della proposta di legge iniziativa popolare depositata alla Camera che ha come primo firmatario il senatore Francesco Palermo. Entrambe queste due proposte di legge ancora non sono state calendarizzate. Ebbene,
è molto importante che questo Parlamento riesca intanto a fare suo un impegno per l'approvazione di un pacchetto di legge che riguardano i diritti fondamentali della persona, i diritti legati alla nascita, i diritti legati alle relazioni di coppia, i diritti legati alla fine vita, e che all'interno di questo pacchetto si dia una risposta a chi in questo Paese chiede da troppo tempo che ci sia una legge giusta per quanto riguarda il fine vita. Quindi io sono accanto a Mina e agli amici e amici radicali dell'associazione Luca Coscioni in questa battaglia, che è una battaglia di civiltà rispetto a cui il Parlamento non può rimanere ancora inerte e in silenzio. Grazie Sergio Lo Giudice, ci aspettano una ventina d'ore di camminata. Chiederei a Carlo subito dopo, Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, e poi tra poco iniziamo a camminare. In questo momento in altre 100 città ci sono in corso manifestazioni che mirano a richiamare la giusta attenzione su queste tematiche, sia nei confronti del Parlamento ma anche per abbattere quelle barriere culturali che probabilmente possono esserci nel parlare di temi che riguardano la vita delle persone. Questa mattina abbiamo reso noto un video messaggio, una testimonianza di un cittadino italiano, di una donna malata che è stata costretta a rivolgersi in Svizzera per ricevere l'eutanasia. Noi chiediamo che sia messa all'ordine del giorno una proposta di legge che è stata sottoscritta da quasi 70.000 cittadini italiani. Chiediamo che il Parlamento ne parli, ne discuta. Lo scorso giugno abbiamo scritto anche ai presidenti delle commissioni competenti e non abbiamo avuto risposta. Abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva e non c'è stata risposta. Speriamo che da questi 3 giorni di mobilitazione in tutta Italia esca anche una risposta dovuta, richiesta da tutti i cittadini che in questo momento con noi, non solo qui a Roma, ma in tutta Italia, stanno ponendo una richiesta ben precisa ai parlamentari. Grazie Filomena. Carlo Troilo. Questo silenzio del Parlamento è tanto più grave in quanto in questo periodo l'Italia si è un pochino liberata dall'invadenza della Chiesa, che questo Papa è un po' meno invadente. Non solo, ma abbiamo avuto un grande teologo come Hans Küng che si è pronunciato a favore dell'eutanasia. Eppure qui siamo dinanzi a una vera e propria omissione di atti di ufficio, anche se non fosse in senso legale, perché la Costituzione impone di valutare e di discutere i disegni di legge di iniziativa popolare. Io ricordo solo 2 dei motivi per cui l'eutanasia è necessaria in questo Paese. Uno è il numero tremendo di suicidi di malati. Io ho avuto un fratello che 10 anni fa si è suicidato perché è malato terminale di eutanasia. Sono 2.000 ogni anno, suicidi e tentativi di suicidio. L'altro sono i 20.000 casi di eutanasia clandestina che negli ospedali avvengono quotidianamente, che i medici nascondono sotto la dicitura di cessazione, desistenza terapeutica. Queste sono 2 ragioni molto forti di cui bisogna tenere conto. Grazie. Grazie Carlo Troilo. Paolo Izzo. Sono qui anche per conto dell'Associazione Radicali Roma, che ha raccolto e ha contribuito a raccogliere le firme qui a Roma nei 6 mesi che hanno preceduto il deposito di questa legge iniziativa popolare. Siamo stati per strada a raccogliere le istanze dei cittadini, quindi siamo qua anche in rappresentanza di quei cittadini e di quei militanti e volontari che hanno contribuito a rendere possibile questa battaglia. Alle nostre spalle e intorno ad esso c'è il palazzo che rappresenta questo stato vegetativo in cui viviamo, lo stato immobile nei confronti dei diritti civili, a cominciare da questo del fine vita. Loro li chiamano temi eticamente sensibili, noi più volte ripetiamo che continuiamo a chiamarli diritti civili. La negazione di questo diritto è quello per cui noi camminiamo. Personalmente cercherò di seguire Mina per tutto il tempo del walk around, perché ce la devo fare se ce la fa lei, e ce la metterò tutta, proprio per consentire, cioè
l'uscita da questo stato di immobilità assoluto del Parlamento e del Governo nei confronti di un tema così importante, che potrebbe dare il via, l'uscita da questo stato vegetativo potrebbe dare il via a un dibattito, almeno un dibattito, su quelli che sono i temi eticamente sensibili, ovvero i diritti civili. Grazie. Grazie Paolo, non sottovalutare che Mina in realtà è Wilhelminskeit di Alto Adige, quindi, e quindi darà il filo da torcere. Vuoi dire qualcosa? Lo sapevo. Vai, scada ferma. Io sono salito qui a Roma per questo walkaround perché poi spesso da, dove, da Praia Mare in provincia di Cosenza, nella Calabria, perché penso che poi la legalità come avvicinamento tra la volontà della gente e le istituzioni si conquista appunto attraverso gli strumenti di democrazia diretta, la partecipazione, spesso vedendo dei dibattiti televisivi, visto che la legge 40 è stata smantellata con un ricorso massiccio all'autorità giudiziaria, e questa è l'occasione per dimostrare come viceversa la volontà popolare su questi temi era maggioritaria da diverso tempo, e purtroppo il ricorso all'autorità giudiziaria magari ha supplito le mancanze delle istituzioni, e siccome poi l'associazione della Coscioni è soggetto costituente del Partito Radicale Non Violento, Transazionale e Transpartito, penso che essere qui oggi significa anche porre questi temi alla luce del congresso dell'associazione Luca Coscioni, sarà il 19, il 20 e il 21, in un ambito di ricerca transazionale, transpartitica, appunto non violenta, che come base, come struttura ha il riferimento nel riconquistare gli spazi di democrazia, di partecipazione, rubati in tutti quanti questi anni dallo svuotamento, che poi appunto l'assenza di ricerca, la forma partito, purtroppo ha subito. Essere qui significa quindi porre questi temi, perché questi temi significano cominciare un dibattito e una discussione che interroga anche sui motivi che strutturalmente non hanno permesso alla gente di far valere le proprie idee, visto che il 60% dei cittadini sono da anni a favore per queste normative, e viceversa le istituzioni, forse non rappresentate da questi partiti, non le rappresentano più, appunto dicono e sono su posizioni contrarie. Essere qui significa abbracciare, come diceva Marco prima, i parlamentari in un abbraccio simbolico anche di forma, di ricerca di forma della partecipazione e di un nuovo modo di stare insieme. Grazie a Claudio Scaldaferri, grazie anche ai presenti non ancora parlanti, ma avremo tempo, ci sono Luca Piscardi, Rocco Berardo, Matteo Mainardi, se vuoi dire qualcosa Matteo di Consigliano, ok? E ringraziamo Radio Radicale naturalmente per essere qui presente, il Libri TV, perché ne è altro. E vabbè, a questo punto l'ha già detto Claudio, l'appuntamento è anche quello. Tutta Italia, nelle decine di città dove ci sono le manifestazioni. Adesso siamo a Montecitorio, sono le ore 16 e 20 minuti del giovedì 11 settembre. Mina e, secondo Paolo Izzo, anche Paolo Izzo e chi altri riuscirà, hanno l'obiettivo di una ventina d'ore di girotondo qui davanti. Vedremo chi ce la farà fino a domani mattina, per chiedere al Parlamento che almeno discuta questo tema del fine vita, dell'eutanasia legale, portato da 67.000 cittadini che hanno firmato la proposta di legge iniziativa popolare. L'altro appuntamento sarà quello del congresso dell'associazione Luca Coscioni dal 19 al 21 settembre, quindi tra poco, a Roma, all'Hotel Radisson, in via Turati 171.
Allora, grazie a tutti, direi che noi adesso iniziamo a marciare in fila per uno, cioè in fila neanche troppo, ma insomma distaccati. Se bisogna parlare assembramenti di massimo due persone, per non facciamo il gruppetto di otto che insieme marcia, primo perché non viene bene, secondo perché non abbiamo l'autorizzazione per manifestare in piazza. Quindi adesso io chiederei a Mina di guidare, di andare fino all'estremo di Palazzo Chigi, quindi entrare in piazza, andare fino all'estremo di Palazzo Chigi da una parte, poi tornare indietro e andare fino all'estremo del Tercitorio, in una sorta di anello ideale di queste, che unisca queste due piazze. E chi ce la fa, secondo me, c'è chi ha millantato, non so, chi ce la fa, chi seguirà fino a Nassau. Va bene, grazie a tutti noi, andiamoci in grazie. Allora, i volantini.